Gian Matteo Pasquarello, capo di staccamento dei Vigili del Fuoco di Varallo Sesia, il vostro è un centro di formazione nazionale ed è un fiore all'occhiello per tutta l'Italia, è così. Sì, è così. È un centro di riferimento, la vera perla per quanto riguarda lo scenario del Corpo Nazionale per quanto riguarda la formazione. La nostra struttura è nata circa 10 anni fa grazie a una donazione della provincia di Vercelli che ci ha messo a disposizione un vecchio edificio abbandonato dall'ANAS, ci ha consentito di realizzare una struttura formativa di interesse nazionale per quanto riguarda i corsi di formazione per soccorso fluviale e soccorso SAP in montagna, SAP, che sarebbe l'acronimo di soccorso alpino e fluviale, speleo alpino fluviale, e per quanto riguarda la componente vigile fuoco. È una struttura moderna e all'avanguardia. Assolutamente sì, siamo partiti con l'idea di dare ai nostri colleghi che venivano in Valsesia per la formazione il meglio. Il meglio è stato determinato dalle scelte dell'organizzazione logistica, quindi da come li ospitiamo in 24 posti letto in camerette che sono molto più simili a quelle di un albergo che non a quelle di una caserma, però fornendo tutte le attrezzature necessarie al corso stesso, non ultimo quelle di carattere didattico, date da una moderna aula, dei collegamenti con internet e con tutto quello che serve oggi per fare la moderna didattica. E proprio in questi giorni state accogliendo un gruppo di ragazzi su un progetto internazionale, proprio per quanto riguarda la formazione. Sì, è il secondo anno che come Vigili del Fuoco siamo interessati nel progetto Campo Giovani, è un'iniziativa del Dipartimento della Gioventù che attraverso un pubblico bando consente ai ragazzi dai 15 ai 22 anni di venire da noi o presso la Guardia Costiera o la Croce Rossa per degli stage di una settimana.